Ciao, benvenuti in un nuovo episodio di Let's Play Minecraft Ita, in cui vi farò vedere la mia casa come è migliorata in qualche giorno. In più vi farò un annuncio di un prossimo episodio. Intanto iniziamo con la cava. Un secondo, i zombie. Aia. Qui c'è un forno. Sotto c'è la lava, sentite il rumore bene di quando butto la roba da frutto. È anche sicuro. Un secondo per andare, ci sta un pezzo di merda. Aia, un secondo, adesso lo chiudo dentro di casa. Eccolo quella come salta. Sorvi l'arco con me. Aia, lag. Ecco adesso, qui è il ponte. Vedete già di sopra il vetri, dopo vi spiegherò perché. Allora, qui è stato un pavimento che è cambiato due volte, però questo è solo il cambiamento, è fatto di quel materiale che si trova sotto terra. Ogni un quadratino ne è 10 di quello, o 9. Adesso qui ci sono dei forni, un crafting box, qui... ah, un dell'oro. Saliamo di sopra, qui è cambiato, dei quadratini inutili che non voglio assolutamente. Qui le abbiamo disceso di meno, molta più roba. Tutto guadagnato senza trucchi qua delle librerie. Adesso bene, qui non è cambiato molto, anzi per niente. Mi smaltivo un po' di... scusate, mi smaltivo un po' di meno. Ok, adesso... adesso andiamo all'ultimo piano, qui ho messo il vetro per non far entrare i ragni. Adesso la parte che preferisco, le mie ricchezze, guardate, tutto guadagnato senza trucchi, guardate tutto l'oro, anche di alcuni diamanti. Adesso devo fare un piccolo tutorial per un mio amico che è nuovo di Minecraft. Allora, come prendere la pietra e come fare il forno e la cassa per la roba. Allora, prima cosa ti serve la picca o di legno, di pietra o di ferro, qualsiasi materiale. Adesso che abbiamo di sotto qui, io uso la palla per andare più veloce. Aspetta, così, ecco, questa è la pietra, basta che la rompi così e te lo dà. È veramente molto semplice. Poi una volta che l'avete ripresa in casa, qui in cutting box la metti così, scusate il lag, e hai fatto il forno. Invece per fare il box per mettere la roba dentro è uguale, solo che si fa con la legna. Ecco, io già ce l'ho. Se ne metti uno vicino all'altro, fai ingrandire, perché ci sta più spazio. Adesso vorrei dirvi che presto, quando trovo degli altri diamanti, farò un picchietto di diamante. Adesso visto che me ne frega, andrò a prendere l'ossidiana e creo il portale per l'altra dimensione e farò una prima esplorazione senza oggetti, così se muoio non perdo niente, per vedere a che cosa mi devo preparare prima di fare l'esplorazione vera e propria. E quindi per oggi è tutto, ci vediamo quando troverò un altro diamante, probabilmente oggi o domani. Spero che vi sia piaciuto il video, ci vediamo. Però aspetta, prima un piccolo extra. Farvi vedere come mi sbarazzo della roba che non ho, che non voglio. Questo è tutto, alla prossima puntata.